finalmente riesco a registrare il video dove vi do dei consigli per farvi lo chatouche a casa. Considerate che dal parrucchiere lo chatouche costa intorno agli 80 euro, almeno qui a Roma, però ci sono certi parrucchieri che fanno arrivare il prezzo dello chatouche anche a 100 euro e altri che scendono anche verso i 50. Comunque sia, per questo tipo di colorazione, secondo me, il costo è veramente eccessivo e quindi ho deciso di farmelo a casa. Considerate che io sono 6-7 anni che non vado più dal parrucchiere, quindi il colore me lo faccio io, la piega me la faccio io, il taglio me lo sono sempre fatta io da 6 anni a questa parte, e quindi per me è una cosa normale, tra virgolette, fare lo chatouche da sola. Però per le persone che non hanno mai tinto i capelli a casa o non hanno mai fatto nulla senza l'aiuto del parrucchiere, questo video magari potrà esservi utile. Allora, prima di tutto, come qualcuno si ricorderà, io 2 anni fa ero tutta di questo colore, praticamente mi facevo la tinta circa una volta ogni 3-4 mesi, poi ho deciso di smettere, però senza ritornare al mio colore naturale, quindi praticamente la ricrescita mano a mano che non mi facevo la tinta bionda aumentava e quest'estate era scesa fino a qui. Guarda caso quest'estate è scoppiata la moda dello chatouche e molti mi chiedevano se io l'avessi fatto. In realtà quella che vedevano sui miei capelli era la ricrescita che mano a mano che era aumentata dava questo effetto di finto chatouche, però il distacco era netto. Poi qualche giorno fa ho deciso di aumentarmi, diciamo, il biondo, perché ovviamente mano a mano che il capello cresceva il biondo diminuiva perché scendeva sempre di più e quindi io tagliavo i capelli. E ho voluto utilizzare la stessa tinta che utilizzavo per farmi la tinta bionda per farmi lo chatouche. Allora, la tinta che ho utilizzato io è questa qui della L'Oreal, magari mi avvicino un pochettino così la vedete meglio. Il colore che utilizzo io è il numero 2 e io faccio riferimento più che al colore che vedo qui nella copertina a quello che sta scritto qua dietro, quindi su quale tipologia di capelli utilizzare questa tinta e il risultato che danno. E come vedete il risultato è molto simile a quello che ho ottenuto io, però ovviamente la cosa è molto soggettiva perché comunque sia ogni tipologia di capello tende ad essere più o meno diciamo propenso allo schiarimento, nel senso non tutti i capelli si scuriscono o si schiariscono con la stessa velocità o con la stessa facilità, quindi io vi consiglio di prendere una tinta, provare su una piccola parte dei vostri capelli e poi decidere o meno se continuare e quindi farvi l'intera testa con lo chatouche. Io vi consiglio di prendere una tinta, di testarla su una porzione dei vostri capelli e poi decidere se vi piace o meno, quindi se applicarla e farvi lo chatouche o la tinta, o comunque sia se cambiarla e prendere un'altra numerazione di tinta. Allora, io ho fatto in questo modo, sperando che non cada giù la tinta. Praticamente ho diviso i capelli in 4 porzioni, in 4 ciocche. Ho fatto una ciocca qui, una ciocca qui, una ciocca qui in basso e una ciocca qui. Quindi in 4 porzioni. Una volta che le avevo legate con dei semplicissimi elastici, ho preso la tinta e ho cominciato prima di tutto a metterla sulle punte dei miei capelli, diciamo circa 10 cm dalla fine, e l'ho lasciata in posa 5 minuti. Dopodiché ho preso una spazzola con dei denti molto larghi, la faccio vedere da vicino, e che cosa ho fatto? Con questa spazzola sono andata a sfumare piano piano la tinta che avevo applicato solamente nella parte finale dei capelli verso l'alto, in questo modo, su tutte le ciocche ovviamente, e ho lasciato agire. Dopodiché ho preso un altro po' di tinta e l'ho messa un po' più sopra, ho rispazzolato con la spazzola per sfumarlo e ho lasciato agire altri 5 minuti. Dopo questi 5 minuti ho applicato la tinta ancora più in alto con le mani e poi ho risfumato con la spazzola. Con le mani l'ho applicato e sfumato con la spazzola, sempre facendo passare 5 minuti da un'applicazione all'altra. Sono arrivata, diciamo, fino all'attaccatura del fermaglio, quindi aspettate. Calcolate che qui avevo l'elastico per capelli, io ho fatto 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti fino ad arrivare all'elastico per capelli. Considerate che sulla confezione della tinta c'è un numero di minuti massimo che vi consente di tenere la tinta sui capelli, non dovete superare quel numero, mi sembra che sia intorno ai 30-20 minuti. Quindi tra una passata e l'altra considerate che dove applicate la tinta all'inizio è la parte che si schiarirà di più perché la tinta rimarrà più minuti su quella porzione di capelli.
Man mano che continuate ad applicarlo, ovviamente questa applicata all'inizio non starà 5 minuti ma starà 10 quando applicherete la seconda porzione, starà 15 quando applicherete questa, starà 20, 25 e 30 quando arriverete fino all'elastico, insomma. Quindi dopo 30 minuti che avevo steso la prima porzione ho sciacquato tutto quanto, mi sono regolata in questo modo. Sciacquando tutto quanto, questo qui è il risultato che ho ottenuto, magari adesso mi giro un pochettino così lo vedete meglio. E se vedete le punte così chiare alla fine è perché è il residuo della vecchia tinta che avevo io, però comunque sia non c'è più quella linea netta che avevo a causa della ricrescita. Quindi ho aumentato la sfumatura che già avevo e ho fatto lo chatouche a casa, che spero che si veda bene tutto quanto, insomma. Se avete i capelli colorati, quindi con una tinta sopra, non fate lo chatouche a casa, perché ovviamente il capello colorato reagisce in modo differente dal vostro capello naturale. Quindi se avete una tinta dovete andare per forza dal parrucchiere o comunque andare da una persona che vi saprà spiegare come schiarire i capelli colorati. Se invece avete i capelli naturali, come vi ho detto prima, provate una tinta su una piccola ciocca e poi divertitevi, insomma, a farvi lo chatouche da sole. E nulla, allora, io spero di avervi detto tutto in questo video, però se avete qualche domanda, se avete qualche dubbio, potete ovviamente lasciarmi un commentino sotto al video, io sarò felice di aiutarvi, insomma. Oppure potete lasciarmi un video risposta con lo chatouche che vi siete fatti o dal parrucchiere o vi siete fatti a casa, oppure se siete parrucchiere magari mi potete dare qualche consiglio per migliorare ancora di più. Comunque sia, il risultato che volevo io l'ho ottenuto alla perfezione, nel senso volevo uno chatouche che non sembrava né troppo naturale né troppo artificiale, quindi che si vedeva che era uno chatouche tinto, insomma, non una sfumatura naturale, però non eccessiva tipo quella di Belen Rodriguez, perché non mi piace assolutamente. E nulla, vi rimostro la tinta. Vi devo far vedere una cosa. Per chi non avesse mai utilizzato una tinta per capelli, dovete sapere che è composta da due flaconcini. Questo qui, che praticamente è quello che permette di schiarire i capelli, e questo tubetto che è il colore. Voi quando dovete applicare la tinta dovete miscelare entrambi e poi ve la mettete sui capelli. Se dovete fare una prova, ovviamente prendete una puntina del flaconcino e una puntina del tubetto, li miscelate assieme e fate la piccola prova, senza che li miscelate tutti e due, altrimenti poi se non vi piace dovete buttare tutto, insomma. E sicuramente molti di voi mi chiederanno se lo chatouche rovina i capelli. Io vi posso dire che li rovina, ovviamente li secca un pochino, li rende un pochino sfibrati, però rispetto a quando avevo la tinta e quindi quando l'applicavo ogni 2-3 mesi, lo chatouche lo mettete, cioè lo fate una volta e poi potete anche non farlo più per 6 mesi, per un anno o due, perché è una sfumatura. Nel momento in cui invece andate a fare una tinta o comunque delle mesh, per rifarle rovinate molto di più il capello, perché lo fate con una frequenza maggiore rispetto allo chatouche. Quindi per le persone che lo vogliono provare io vi dico provate, poi alle brutte se non vi piace lo lasciate così e quando cresce il capello lo tagliate oppure ritornate al vostro colore naturale, però secondo me va provato perché l'effetto è molto carino, soprattutto adesso che siamo in primavera e estate. E nulla, spero di avervi questa volta detto tutto, vi mando un bacione e ci sentiamo al prossimo video, ciao!